Bentrovati a Look for More, ricerca e contatti internazionali per gli studenti. Sono gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Che cosa sta facendo l'Università di Modena e Reggio Emilia per rendere possibile scambi e collaborazione con le università straniere e per rendere possibili anche i soggiorni all'estero? E quali sono gli strumenti che mette a disposizione per l'apprendimento delle lingue? Lo abbiamo chiesto al prorettore di Modena, Sergio Paba. I colori e le parole del mondo in Unimore. Sono almeno 300 gli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia che attraverso gli scambi Erasmus e Leonardo ogni anno si muovono verso diversi paesi stranieri. E sono stati 180 gli studenti stranieri che lo scorso anno accademico hanno scelto Unimore per studiare in Italia. Siamo uno degli atenei italiani che hanno più mobilità degli studenti, sia come studenti in entrata, cioè studenti stranieri che vengono all'interno del progetto Erasmus a fare dei corsi nella nostra università, sia come studenti in uscita, cioè studenti nostri che passano un periodo all'estero dentro i nostri corsi. Tenga conto che questi periodi sono periodi di 6 mesi, cioè tipicamente lo studente sta via 6 mesi, 6-7 mesi, un semestre diciamo all'anno. Siamo uno degli atenei che ha più mobilità in rapporto ovviamente alla quantità di studenti che noi abbiamo. Dunque uno scambio intenso di rapporti internazionali a disposizione degli studenti iscritti all'Università di Modena e Reggio Emilia grazie alle numerose convenzioni con diverse università straniere. Per esempio in Spagna abbiamo Granada, abbiamo Salamanca, abbiamo Madrid, abbiamo diverse università. In Francia abbiamo Montpellier, in Olanda abbiamo Utrecht, in Germania abbiamo Augsburg, all'estero ugualmente Praga, insomma veramente tantissime università, molte di ottimo livello, perché poi cerchiamo di selezionare anche gli accordi con università di prestigio in questi paesi e direi che da questo punto di vista i ritorni ci sono, ecco, gli studenti sono contenti e l'esperienza è sempre valutata bene. La qualità dell'esperienza all'estero dipende ovviamente dalla padronanza delle lingue da parte degli studenti. Per questo Unimore offre servizi specifici. Noi abbiamo il problema enorme della lingua, nel senso che non tutti imparano l'italiano come seconda lingua o come terza lingua nei paesi europei. E quindi c'è una certa difficoltà per l'Italia in generale attrarre studenti di questo tipo. Ciononostante i numeri sono ottimi, il grosso di questi studenti viene dalla Spagna, non a caso anche per similianza della lingua, ma direi c'è anche una grossa presenza di studenti che vengono dalla Germania e dalla Francia e qualche numero anche che viene da altri paesi, in particolare dalla Scandinavia, da paesi dell'est, del vecchio est Europa diciamo, e pochissimi in genere dai paesi anglosassoni. Anche qui lo sforzo fondamentale, questo forse è importante dire, è che noi offriamo agli studenti che vengono, stranieri che vengono da noi, la possibilità di migliorare il loro livello di italiano offrendogli dei servizi linguistici in maniera da poter trovarsi bene, seguire bene le lezioni e integrarsi soprattutto bene con la comunità degli studenti nostri. Per tutti gli studenti iscritti ad Unimore e anche per gli stranieri c'è il CLA, il Centro Linguistico di Ateneo, che promuove l'apprendimento strumentale e la pratica delle lingue straniere moderne. Noi abbiamo un centro linguistico di Ateneo che è uno dei centri meglio organizzati di questo tipo che ci sono nel nord Italia, direi, su cui abbiamo investito moltissime risorse. È un centro che offre a tutti gli studenti stranieri che vengono da noi gratuitamente, che sono iscritti da noi in qualunque corso di studio, dalla laurea al dottorati, offre dei corsi gratuiti di italiano, sono blocchi da 70 ore che vengono dati a questi studenti, a seconda del livello di partenza, gli si fa un test iniziale e poi a seconda del livello di partenza si integra la conoscenza di italiano con dei corsi mirati. Per gli studenti nostri che vogliono andare fuori, anche qui abbiamo un centro linguistico che è in grado di offrire corsi praticamente in tutte le principali lingue europee, in particolare a parte l'inglese ovviamente che è molto curato, offriamo ovviamente corsi anche in spagnolo, in tedesco, in portoghese, un po' in tutte quante le lingue principali insomma che si conoscono. Sono anche qua corsi che vengono dati sia all'interno dell'offerta formativa, molte
molte facoltà offrono corsi di lingua straniera o nel loro curriculum o come opzione, e altri studenti possono farlo invece, diciamo, iscrivendosi a questi corsi offerti dal centro linguistico, che è bene sottolinearlo, ha una grande quantità di insegnanti madrelingua, quindi che sono ovviamente perfettamente in grado di fare i corsi del livello adeguato. Insomma, l'Università di Modena e Reggio Emilia vuole proporsi come un ateneo davvero internazionale. La percentuale degli studenti stranieri oggi supera già il 5%, mentre nelle università italiane la media è del 2,5%. E nell'insegnamento delle lingue straniere è recente l'introduzione del cinese. Noi abbiamo investito moltissimo in questi ultimi 3 anni sulla Cina, con una serie di accordi che abbiamo fatto con atenei cinesi, con istituzioni cinesi, perché crediamo che i cinesi sono in generale gli studenti che si spostano di più a livello mondiale, sono di gran lunga la comunità più presente negli atenei di tutto quanto il mondo, hanno ottime università e hanno un'ottima formazione anche a livello della scuola superiore. Quindi per noi sono veramente importanti da attrarre. Da un paio d'anni offriamo corsi di cinese per i nostri studenti che vogliono eventualmente andare lì, sfruttando questi accordi internazionali che abbiamo, e abbiamo corsi di italiano per cinesi all'interno del programma Marco Polo, che è un programma promosso dal Ministero, dal governo italiano. Altro tema che affrontiamo in questa puntata, la ricerca, è uno degli snodi strategici per quanto riguarda l'Università di Modena e Reggio Emilia. Quali sono i risultati raggiunti negli ultimi anni? I progetti per il futuro, le strutture, il personale, la relazione con il mondo economico. Ne abbiamo parlato con il professor Sergio Ferrari, delegato del Rettore per la ricerca. Il Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari è uno dei simboli dell'impegno dell'Università di Modena e Reggio Emilia sul fronte della ricerca. Il centro ha ottenuto la certificazione GNP ed è l'unico in Italia in questo momento a produrre tessuti da impiantare su pazienti partendo dalle cellule staminali. Ma sono molte altre le iniziative dell'Ateneo per potenziare le strutture dedicate alla ricerca. Legate a ingegneria, ad esempio sull'ingegneria meccanica, che sono assolutamente rilevanti, legate a medicina, ma un po' in tutti i settori ci sono delle iniziative di eccellenza che sono state portate avanti. In realtà si è concluso recentemente il finanziamento delle linee strategiche di ricerca che il mio collega Stefano Ferrari, che purtroppo è venuto a meno e questo voglio ricordarlo con affetto, aveva iniziato alcuni anni fa e che hanno portato a un certo quantità di finanziamenti per sviluppare delle linee di Ateneo. Qua siamo arrivati alla fine del progetto e quindi questo è andato abbastanza bene, con investimenti che non sono enormi, comunque che hanno dato un segnale positivo. Lo sforzo per potenziare le strutture di ricerca risulterà però davvero proficuo soltanto se si approfondirà il rapporto tra università e mondo economico, un terreno questo su cui da tempo si sta lavorando. È tanti anni che si cerca di perseguire questo obiettivo, di avere contatti con industrie, e in parte alcune realtà sono molto attive. Se prendiamo ingegneria, è molto attivo con le industrie ovviamente legate all'aspetto dell'ingegneria meccanica o delle nanotecnologie. Pensiamo che insomma nel territorio abbiamo la Ferrari, abbiamo la Maserati, abbiamo la Lamborghini, abbiamo la Ducati, quindi sono tutte industrie assolutamente importanti. Per quanto riguarda l'aspetto biomedicale è un po' più difficile, mi riferisco al comprensorio del Mirandolese, dove sono stati fatti parecchi incontri, no? E devo dire che abbiamo finalizzato alcuni laboratori proprio per i controlli di qualità sulla biocompatibilità, sia come studi in vitro sia come studi preclinici, quindi il contatto è stato cercato. La Confindustria si è mossa abbastanza bene su questo aspetto perché ha messo a disposizione 10 borse di dottorato proprio per lo sviluppo della ricerca industriale. In più questo è segnalato molto bene, questo aspetto, nel PNR, nel Piano Nazionale Ricerca, che devo dire è molto sbilanciato verso la ricerca industriale o applicata, mentre devo dire è abbastanza trascurata la ricerca di base, anche se la ricerca di base è il presupposto poi per fare delle ricerche applicate. La regione Emilia-Romagna sta contribuendo molto a questo tipo di politica industriale, perché l'assessore Bianchi, che è l'assessore per i rapporti con la scuola e l'università,
cerca di fare un coordinamento in tutta l'Emilia Romagna e quindi con industrie interessate proprio per sviluppare una rete di dottorato di ricerca di tipo industriale. Ma nonostante l'impegno, anche i progetti di Unimore sulla ricerca in questo momento soffrono di una fase difficile per il mondo accademico italiano, a cominciare dai tagli ai finanziamenti. I finanziamenti dati alla ricerca sono veramente minimi, si doveva arrivare all'1,5% del PIL come finanziamenti per la ricerca, in realtà siamo precipitati allo 0,74, questo dico dal 2000 adesso, quindi non faccio una questione di da sempre questo è successo, quindi i finanziamenti sono assolutamente insufficienti e sono talmente insufficienti che questo crea uno stato di disagio e anche una protesta ovviamente dei ricercatori. Perché la ricerca va avanti? Perché i ricercatori ovviamente trovano finanziamenti da altre fonti, no? Finanziamenti privati o finanziamenti della comunità europea. I finanziamenti dati dal Ministero dell'Università sono pochi. Però recentemente è uscito un bando FIRB che prende in considerazione i giovani e questo è un punto rilevante, no? I giovani vanno inseriti molto più agevolmente nei meccanismi di finanziamento della ricerca e questo potrebbe essere un aspetto positivo se riusciamo ad avere finanziamenti su giovani ricercatori. La situazione è difficile, però probabilmente riusciremo a sopravvivere anche a queste difficoltà. Ciò che manca poi in termini generali per arrivare ad un sostegno più forte alla ricerca è un'efficace politica di valutazione della qualità della ricerca messa in atto dai singoli atenei. Voi sapete che il Ministero si è basato sempre su commissioni come quella del CIVR oppure ha istituito l'ANVUR che hanno proprio come loro compito istituzionale quello di valutare la ricerca nelle università. Questo è un punto abbastanza mancante, tanto è vero che i tagli sono stati fatti, ovviamente da Tremonti nella finanziaria del 2008, sono stati fatti trasversali, quindi non è stato tenuto conto di questo aspetto. Ritengo che l'Ateneo di Modena si difenda bene sull'aspetto ricerca, la valutazione sarà fatta nei prossimi anni e questo avrà una valenza notevole anche per i fondi che riceverà l'Università di Modena, se sarà ritenuto un ateneo di ricerca oppure sbilanciato sulle attività didattiche. Anche questa puntata di Look for More si chiude con la rubrica dedicata agli eventi e agli appuntamenti. Noi ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora.